L'Università di Pisa è un'istituzione a lunga tradizione che è stata fondata nel 1343. Si tratta di una delle 10 megatenei italiani. La rete di Ateneo copre quasi 16 km di territorio, parsa in tutta la città e non si può presidiare. Il contesto in cui operiamo è sostanzialmente quello di una rete metropolitana. La rete sostanzialmente offre servizio a una comunità accademica. Questo significa che dal punto di vista della sicurezza, che l'azione di default deve essere di accept e non di deny. Cioè noi dobbiamo sostanzialmente impedire che può essere pericoloso e accettare tutto il resto. Questo ha fatto sì che il modello di sicurezza molto microsegmentata, che raggiungesse le singole risorse da proteggere. Quando abbiamo approcciato il problema abbiamo deciso di definire un'architettura che in qualche modo prevede tanti punti di controllo, tanti firewall sparsi per il territorio, in alcuni casi che non filtrano ma semplicemente monitorano il traffico, essendo firewall di livello 7, in modo tale che possiamo da una parte individuare e intervenire chirurgicamente quando troviamo degli attacchi e allo stesso tempo possiamo modulare quanta sicurezza serve rispetto a preservare la banda necessaria al funzionamento della parte di ricerca. Per l'implementazione di questo modello di sicurezza, che abbiamo sviluppato internamente, a cui abbiamo dato il nome di Bubble Security, abbiamo in qualche modo avuto necessità di una tecnologia di sicurezza che fosse diversificata sia a livelli che in caratteristiche. La possibilità di poter disporre di firewall virtuali. Protezione sia della piattaforma ma anche della parte applicativa. Abbiamo anche le risorse fisiche. I data center hanno a loro volta delle appliance fisici che in qualche modo determinano una barriera all'accesso che consente di fare non soltanto protezione ma anche analisi di protocollo. Ovviamente il tutto in alta affidabilità. Sonico ha delle caratteristiche che rispondono appieno a tutti questi livelli, quindi ha sostanzialmente la capacità di portare il proprio sistema operativo unico su differenti tecnologie a diversi livelli, livello virtuale, livello virtuale applicativo, livello fisico. SonicWall storicamente ha un approccio in cui le funzioni del sistema operativo sono le stesse se vai da un micro apparato da poche centinaia di euro fino su ad arrivare a apparati come i Supermassive che sono capaci di trattare connessioni a 100 gigabit. Soprattutto con l'arrivo dei firewall virtuali che noi utilizziamo in larga quantità ci ha consentito sostanzialmente un modello in cui non ci dobbiamo preoccupare delle funzionalità del piccolo diverse da quelle del grande, ma possiamo decidere in base alla capacità quanto investire. Per quanto riguarda il nostro apparato di frontiera, intendiamo sfruttare di questo apparato non soltanto come un oggetto di livello 2 che fa analisi di protocollo sotto il traffico, ma attivare istanze che possono in qualche modo gestire in maniera corretta le specificità di sicurezza delle diverse reti che vengono trasportate nel nostro Ateneo. Insieme ha la capacità di gestire con una sola stazione di controllo tutte queste configurazioni in maniera automatica. Altra caratteristica necessaria che abbiamo chiesto alla tecnologia, il sistema VPN, quindi Secure Mobile Access, un punto unico di accesso. Ultima ma non meno importante, la gestione della posta elettronica. Abbiamo avuto bisogno che un sistema di controllo dell'accesso alla posta elettronica sia in termini di allegati ma anche in termini di reputation dell'interlocutore, quindi un sistema dinamico che consentisse in maniera assolutamente efficiente, perché stiamo parlando di un sistema di posta che gestisce oltre 20 milioni di mail al mese. Per quanto riguarda i prossimi sviluppi, abbiamo installato alcune istanze CSA, Sandbox Security Appliance On-Premise, per l'analisi degli oggetti completamente on-premise, perché la caratteristica è importante, i dati non escono dalla nostra università. Intendiamo continuare nello sviluppo e nella distribuzione di questi oggetti in maniera da aumentare la microsegmentazione dei controlli e associare queste CSA al sistema di bolle. Fino adesso abbiamo distribuito le sonde, lavorato a inserire firewall di livello 7 in una rete che storicamente non aveva controlli di sicurezza al proprio interno. Credo che adesso dobbiamo lavorare meglio e di più sugli analytics, perché in realtà la possibilità di monitorare i flussi di traffico di livello 7 consente di capire meglio il comportamento dei nostri utenti, capire meglio dove allocare le nostre risorse, magari ci consentirà di dare accesso ai servizi in modo più personalizzato e più efficace rispetto a quanto riusciamo a fare ora.